Oh, eccoci, adesso parliamo di Lazio-Milan. Parliamo di Lazio-Milan perché la partita merita. Qualche collega in conferenza stampa, qualche giornalista in conferenza stampa ha chiesto al mister se la sconfitta dell'anno scorso a gennaio, quando perdemmo 4-0 contro la Lazio, possa essere un pungolo. Io credo di no, ma non perché, proprio perché non lo è. Uno, il pungolo vero per la squadra è provare a andarsi a riprendere quello che non abbiamo ottenuto contro l'Atalanta e che meritavamo. Due, perché a gennaio del 2023 c'era un certo tipo di Lazio, un certo tipo di Milan. Mi sembra di capire che domani, 1 marzo 2024, ci sarà un altro tipo di Lazio, un altro tipo di Milan. Quindi al nostro allenatore è sembrato molto chiaro nella risposta che ha dato alla domanda, e penso che ai nostri giocatori sia chiaro, cristallino, arrivi immediato questo. Poi è chiaro che tutte le partite vanno giocate, non sai mai come potranno andare a finire, soprattutto noi quest'anno. Perché se c'è una squadra che quello che dice Luciano Spalletti, quello che dice Fabio Capello è vero, cioè tutte e due, Luciano Spalletti dice: a me piace guardare il Milan. Fabio Capello dice: il Milan ha potenzialità da grande. Però poi Luciano Spalletti ti dice: Milan è camaleontico. E Fabio Capello ti dice: beh, il Milan non sai mai come vanno a finire le sue partite. Noi quest'anno siamo un po' così. E quindi quando vai a giocare in un grande stadio contro un avversario forte, contro un grande allenatore, io personalmente ho fiducia, ho speranza per la partita di domani, però la certezza non posso averla con gli alti e i bassi di questa stagione. Non tanto con gli alti e i bassi, con gli episodi di questa stagione, perché veramente ne sono capitati tanti. Oggi si è parlato anche, ne avevo parlato io nel video, se non sbaglio, dopo Milan-Atalanta, quando io personalmente ho visto giocare il Milan contro l'Atalanta con il 4-1-4-1 e l'ho detto. Però mister Pioli chiarisce che se in alcune situazioni si fa il fermo immagine del 5-0-5, non è una tattica studiata a tavolino, non è che il Milan prepara le partite per il 5-0-5. Mi sembrava chiaro, però oggi che l'ha ribadito l'allenatore ci passo sopra anch'io, cioè ci vado sopra anch'io, cioè è chiaro che stai commettendo un errore, è chiaro che l'andamento della partita ti porta a commettere un errore. Però io ho visto con chiarezza contro l'Atalanta, Adli davanti ai quattro difensori e Giroud davanti a quattro, fate voi se centrocampisti, trequartisti o che altro, perché Bennacer mi è sembrato spesso sulla stessa linea di Loftus-Cheek e di Pulisic e Leao. Noi adesso, ragazzi, non è che abbiamo certificato che il campionato per il primo posto è finito e quindi, beh, allora basta, chi se ne frega. No, 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 perché ad esempio noi un modo per crescere e per andare a vincere lo scudetto nella stagione 21-22 l'abbiamo preparato la stagione prima. La stagione prima, 2021, noi eravamo primi in classifica siamo stati primi in classifica fino a febbraio. Poi l'Inter di Antonio Conte, zeppa di campioni, ci ha superato. Siamo finiti lontani dalla prima in classifica, ma abbiamo continuato a lottare per il nostro obiettivo, che era tornare in Champions League. Cioè, ragazzi, io capisco tutte le sensazioni dei tifosi, però non è che nel 2021 andare in Champions League era considerato un successo e nel 2024 invece un ripiego. È sempre lo stesso risultato sportivo, il risultato sportivo che ti consente di fare mercato. Tu che non devi rimborsare bond, che non sei indebitato, tu puoi utilizzare i proventi Champions per fare mercato, e quindi è un risultato sportivo, è un risultato che ti consente di rimanere nel consesso dei grandi, è un risultato che ti dà la speranza di poterti rifare, di poter continuare a crescere, di poter ribaltare quello che sembra e quello che è in questo momento un destino avverso, con i tuoi rivali che esultano e cantano chi non salta è un rosso nero, e tu che stringi i denti e pensi a sfogarti con Suma, insomma, ecco, questo, cioè, noi dobbiamo capire che rimanendo il Napoli ha vinto lo scudetto l'anno scorso, l'anno prima era arrivato terzo, cioè tu rimani lì e poi quando ci sono gli spazi li sfrutti. Non è che noi non abbiamo, ora io so che
il tema dell'ambizione è un tema caro ai nostri tifosi. Noi l'ambizione ce l'abbiamo, non è che vogliamo andare in campo per non vincere. Questa, ragazzi, è uno sfogo, è un'invettiva figlia del momento, ma non può essere una convinzione obiettiva e razionale. Perché vedo che negli ultimi anni nessuno vince sempre. Un anno vince la Juve, un anno vince il Milan, un anno vince il Napoli, un anno vince l'Inter. Non vedo quelli che vincono sempre. Però se tu rimani lì e hai poi la campagna acquisti giusta, il momento giusto, l'inerzia giusta, gli episodi giusti, la scia giusta, l'inerzia giusta, beh, allora poi puoi sfruttare l'occasione e vincere tu. È chiaro che rimanere nelle prime quattro non è un obiettivo aziendale o un accontentarsi, è una posizione industriale da conservare, una posizione industriale che poi certo la devi conservare per poter ottenere i ricavi e le risorse per andare poi a fare il risultato sportivo, non è la posizione industriale fine a se stessa. Ragazzi, quando questa posizione nelle prime quattro non ce l'avevamo e siamo stati 7-8 anni fuori dalla Champions League, soffrivamo per questo. Lì era matematico che essendo fuori dallo slot giusto, che essendo fuori dal circolo giusto, poi era praticamente impossibile vincere. Oggi, rimanendo lassù, e dobbiamo ancora lavorare, lottare, e abbiamo bisogno dei nostri tifosi per farlo. Rimanere lassù significa, quando poi arriva il momento giusto, la stagione giusta, cercare di piazzare la nostra botta come abbiamo fatto nel campionato 2021-2022. Quindi non è vero che adesso, vabbè, basta, chi se ne frega, non lottiamo più per niente. No, questo è uno stato d'animo un po' decadente da un lato, un po' forzato per dare corpo ad una critica forte nei confronti di tutto e tutti, ma non può essere lo stato d'animo vero del tifoso milanista, perché poi io ho letto le cronache di chi ieri ha fatto la fila venendo da lontano, da tutte le parti d'Italia, per poter parlare con Raffaele Leao. E quindi l'amore è quello lì, l'amore è quello che resta. Io sono convinto che ci si possa sfogare sui social e dire la qualunque, però poi finito lo sfogo, il giorno dopo, se c'è un tanto così per amare il Milan, si ama il Milan come più di prima. E non bisogna, anche se capisco tutto, lasciarsi andare allo sconforto. Domani abbiamo una partita molto importante. Io penso sempre, quando mi metto le cuffie e inizio a fare la telecronaca, che sia importante per la squadra percepire l'energia che creano i tifosi ovunque essi siano, in qualunque luogo, nel loro salotto di casa o raggruppati in un Milan Club, per proiettare energia sulla squadra. Credo molto in questo e abbiamo bisogno anche di questo domani contro la Lazio. A domani.